Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porterò sul canale un video confronto fra il drone, diciamo, più chiacchierato dell'ultimo periodo, quello di cui si parla di più, che è il DJI Avata, questo cinewhoop di casa DJI che pesa circa 410 grammi, quindi è sotto i 500 grammi ma sopra i 250 grammi. In questo video farò un confronto appunto con i classici cinewhoop FPV, ma utilizzando un cinewhoop 249 grammi, quindi un cinewhoop che ha molte meno limitazioni nell'utilizzo rispetto appunto a un DJI Avata, che però ha di contro il fatto che, essendo un drone, se vogliamo chiamiamoli così, autocostruiti, sono molto più impegnativi per quanto riguarda appunto il primo avvio e anche proprio l'utilizzo di volo per chi non ha mai pilotato un drone in FPV. Quindi partiremo con lui, il DJI Avata, e poi useremo lui, il Wingland S. Questo è il mio drone cinewhoop 249 grammi, che a me piace un sacco, che però ovviamente, come vi ho detto, è molto più impegnativo nell'utilizzo pratico, ma ha molte meno limitazioni perché comunque è un drone 249 grammi. Però in questo confronto, che sarà un confronto ovviamente più o meno alla pari dal punto di vista delle riprese video, anche se ovviamente con il DJI Avata abbiamo dei video in 4K a 60 fps, mentre nel cinewhoop 249 grammi Wingland S dipende ovviamente dalla videocamera che ci andiamo a montare dal punto di vista della registrazione. Io monterò un Insta Go 2, quindi la risoluzione sarà 1440p, che è la risoluzione massima di Insta, che è spettacolare comunque, ma non arriva ai 4K a 60 fps. Per avere i 4K a 60 fps su questi droni autocostruiti, ovviamente dobbiamo montare in questi droni poi leggeri come questo non possiamo montare delle GoPro normali, quindi dovremo montare o delle Insta Smo 4K, quindi le Insta quelle ridotte dal punto di vista del peso, che io ho portato anche qua sul canale, che ho, anche se con lui preferisco volare con Insta Go 2. Su altri droni monto la Smo 4K, o altrimenti si può montare anche le GoPro naked, quelle appunto in cui viene tolto praticamente tutto e sono come le Smo 4K per Insta. E quindi da qua già iniziamo a capire che c'è una diversità nell'utilizzo anche dal punto di vista della registrazione video. Ma andiamo con ordine e partiamo ad analizzare appunto quello che sono i prezzi, e poi analizziamo anche quanto è pratico utilizzare uno e quanto l'altro. Allora, con lui DJI Avata abbiamo ovviamente un drone che parte da 1150 euro, se non sbaglio, con la versione con i visori classici come questo, fino ad arrivare alla versione con il visore quello nuovo, che costa 1430 euro circa. E cosa vuol dire, ragazzi? Che già qua partiamo da un prezzo importante, e poi in questo prezzo di partenza dobbiamo assolutamente aggiungerci lui, il controller, che non è incluso nella confezione, perché nella confezione troviamo il motion controller, però come ho sempre detto, bisogna utilizzare quel controller lì per imparare a utilizzare il drone nelle varie modalità e portarlo più al limite. E poi bisogna assolutamente acquistare un'altra batteria, perché comunque, anche se dura tanto per essere un cinewhoop, dura comunque poco, perché comunque se lo utilizzate in manual, acro, chiamiamolo come volete, dura circa 10-11 minuti, arrivate a 12 magari se volate in situazioni molto lente dove non servono prestazioni, mentre se volate in normal magari qualche minuto in più, ma una batteria è poco, quindi ci vuole un'altra batteria che costa 120 euro. Quindi fate voi il totale, ma si sale tanto tanto di prezzo. Mentre con lui partiamo da un drone che può costare intorno ai 350 euro, poi dipende dalla versione, parliamo sempre di una versione digitale ovviamente per fare il confronto con lui, e poi abbiamo bisogno di acquistare il visore, che ovviamente adesso è acquistabile intorno ai 500 euro circa, quindi siamo già a 750-800 euro tra visore e drone. Parlo di drone completo, già di VTX e di ricevente, perché comunque facciamo un confronto nell'acquistare un cinewhoop FPV autocostruito ma già pronto al volo, chiamiamolo così, anche se ovviamente c'è qualcosina in più da fare rispetto a lui, dove lui è veramente pronto al volo. Quindi siamo intorno ai 750 euro 800. Dobbiamo aggiungerci il radiocomando tipo questo, comunque si parte dai 150 euro salendo per quanto riguarda appunto il controller, comunque
stiamo solo ai 150 euro, abbiamo già un buon controller, anche perché quello di DJI che dovremmo comprare a parte costa 150 euro. Quindi siamo a 750-800 euro più 150, siamo intorno ai 950-1000 euro. Più o meno siamo intorno a quella cifra. E poi dovremmo aggiungerci ovviamente le batterie, che quelle non sono mai incluse nella confezione. Le batterie per un drone 250 grammi costano intorno ai 20-25 euro, però qua bisogna acquistarne un po' di più, perché comunque una batteria come questa siamo intorno ai 4 minuti, quindi 20 qualcosa euro, ma ce ne vogliono almeno 3 o 4 per divertirsi molto, e quindi siamo intorno ai 1100 euro con le batterie. E poi a tutto questo dovremmo aggiungere una videocamera di registrazione, in questo caso una Instago 2, che può costare intorno ai 300 euro, poi dipende dal prezzo, del momento, però siamo intorno ai 300 euro. Se mettiamo anche una GoPro Naked o se mettiamo anche una Instasmo 4K, siamo comunque intorno a quelle cifre, quindi andremo intorno ai 1400 euro. Però c'è una differenza fondamentale che non è da sottovalutare, che con lui vola chiunque, cioè quel drone lì, ragazzi, è fantastico, perché in modalità normal lo pilota chiunque, anche un bambino di 7-8 anni lo pilota, e poi si può progredire fino ad arrivare a pilotare il drone in acro, quindi veramente è fantastico. Ma anche in normal, anche se non lo si sfrutta fino in fondo, dà delle soddisfazioni incredibili, e poi comunque, come vi ho detto, ci accompagna nel evolverci nel nostro sistema di pilotaggio, mentre con lui anche nella modalità più assistita, cioè quella angle, siamo comunque in una modalità molto impegnativa dal punto di vista dell'utilizzo, quindi non ci si può improvvisare andando ad acquistare tutto questo senza avere, diciamo, fatto della pratica con qualcosa di più economico, perché altrimenti si rischia di spendere un sacco di soldi e poi smettere di utilizzarlo perché non riusciamo, o comunque ci vuole tempo ad imparare, poi andiamo comunque magari a rovinare un prodotto che non costa comunque poco. Quindi questa è una cosa che nel discorso del prezzo sì, si risparmia, dal punto di vista dell'utilizzo non c'è assolutamente confronto, e anche proprio nel confronto dell'utilizzo pratico, nel senso che qua comunque, anche se compriamo il drone con già una ricevente compatibile con la radio che abbiamo e tutto, abbiamo comunque la necessità di configurare i tasti della radio, i comandi della radio, cioè tutte cose che dobbiamo fare collegando il tutto al PC tramite l'applicazione Betaflight, cioè tante piccole cose che comunque qua ovviamente non abbiamo, e siamo veramente pronti al volo. Questa è una cosa che non è da sottovalutare, perché comunque per chi non ha mai smanettato con Betaflight all'inizio si trova sicuramente un po', diciamo, spaesato, nel senso che deve capire, deve imparare, e quindi non è che prende il drone e vola immediatamente, anche se questi droni ovviamente sono già configurati per quanto riguarda le loro caratteristiche di volo, le loro configurazioni di volo, ma non hanno ovviamente quello che è la configurazione del controller che uno ci abbina in seguito, anche se viene acquistato con già installata la ricevente del controller che abbiamo noi già in casa. Però tutto questo ovviamente complica molto il tutto. Però in tutto questo c'è un vantaggio per quanto riguarda i droni autocostruiti, che la radio, la stessa Instago 2 e gli occhiali sono comunque compatibili con tutti gli altri droni che andremo a comprare, quindi non dovremo più comprare gli occhiali, non dovremo più comprare un'altra Insta, non dovremo più comprare un'altra radio, ma potremo solo comprare un drone con già la sua ricevente e già la sua VTX compatibile con gli occhiali, e potremo volare con un altro drone completamente diverso da questo, con un drone che sia magari un 5 pollici, un drone che sia comunque un altro CineWhoop ma con una dimensione maggiore di pollici, cioè veramente abbiamo tanta scelta, o provare addirittura un altro CineWhoop 249 grammi di un'altra marca, perché comunque è bello nel mondo FPV provare tanti droni anche della stessa categoria, quindi magari spenderemo ancora 250-300 euro ma voleremo con tutt'altro drone, quindi sfrutteremo tutto quello che è la nostra attrezzatura che già abbiamo e potremo volare con un altro drone, e questo è sicuramente il lato, diciamo,
più bello del mondo FPV autocostruito. Però poi c'è da valutare tutti gli altri contro che vi ho detto prima, appunto, soprattutto per quanto riguarda i principianti. Quindi ragazzi, vi aspetto qua sotto nei commenti, e se il video che andate a vedere dovesse piacervi, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, spoiler anche di questa diciamo situazione, arrivati in molti spoiler. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o novità. Ma adesso mettetevi comodi e gustatevi questo video confronto tra DJI Avata e drone FPV autocostruito Cinewhoop 249 grammi. Decolliamo!